Laboratorio Napoli, oltre che Laboratorio Sanità. Io devo dire che c'è una cooperazione istituzionale a Napoli di alto livello, tra tutte le forze in campo, il Comune, in questo caso qui alla Sanità, un lavoro ottimo ha fatto la Municipalità, la Magistratura, le forze dell'ordine, compresa la Municipale, chiaramente il Prefetto. In tutte le crisi quotidiane che ci sono nella nostra città e l'ordinarietà si registra una cooperazione davvero eccellente. Noi siamo contenti di questo, diamo un contributo molto forte per la legalità e la sempre più forte rinascita culturale della nostra città. Ottava edizione per il premio Ammaturo Città di Napoli. Dopo la cerimonia per la deposizione dei fiori all'ingresso principale della Questura in piazza Matteotti, il conferimento dei premi nel chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità. Tutto nella memoria del vicequestore Antonio Ammaturo, ex capo della squadra mobile e medaglia d'oro al valor civile, ucciso dalle Brigate Rosse insieme con l'agente scelto Pasquale Paola il 15 luglio del 1982. Fra i premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente contraddistinti per i risultati delle investigazioni e per determinazione operativa, ed in particolare quattro squadre di polizia giudiziaria della Questura di Napoli. La squadra mobile del commissario San Carlo all'Arena, quella del commissariato di Scampia, della divisione anticrimine e della sezione omicidi. È un lavoro giorno per giorno che deve essere fatto sul territorio insieme alle altre forze di polizia, insieme alla polizia municipale che ci dà un grande e prezioso contributo. Io non parlerei di modello, parlerei di laboratorio, è un laboratorio in cui le sinergie anche con la municipalità, con le associazioni, con le parrocchie sta dando dei buoni risultati, perché il nostro compito è quello di accompagnare un processo di rigenerazione sociale del territorio. Non si può parlare sempre solo di controllo del territorio o di attività investigativa. Noi accompagneremo questo percorso che, devo dire, sta facendo registrare grande dinamismo da parte delle componenti sociali sul territorio, da parte della municipalità, da parte delle parrocchie, e devo dire accompagneremo per il tempo necessario che questo lavoro di rigenerazione possa assestarsi, possa consolidarsi, possa trovare la giusta dimensione di equilibrio. Che Napoli è nelle priorità, dovremo vedere quanti uomini saranno, ma credo che l'anno prossimo avremo un robusto inserimento che concentreremo sulle attività operative per migliorare il controllo del territorio, per migliorare l'attività investigativa, per migliorare il controllo del territorio soprattutto nell'ottica di prevenzione dei reati predatori, perché i reati predatori rappresentano un vulnus, una criticità in questa città.